Si possono trattare i disturbi di personalità in terapia breve? Sì. Fine del video. Ok, magari spieghiamola meglio. Ho già parlato più volte di disturbi di personalità in terapia breve. Ad esempio il disturbo borderline, di quello evitante, di alcuni elementi generali. Vi metto il link nella descrizione, magari attiva anche la campanella adesso così se ne riparlo. Quando ne riparlerò sarai aggiornato, anche perché usciranno altri due video sull'argomento. Però oggi voglio darti un elemento in più fondamentale. Infatti è molto interessante lo spunto che dà Giorgio Nardone sul trattamento di questi disturbi. In particolare sulle fasi da seguire, che sono... Prima però voglio chiarire cosa intendiamo noi, quantomeno all'Italian Center for Single Session Therapy e nel nostro istituto ICNOS per disturbi di personalità. Il discorso in realtà è complesso e merita gli approfondimenti che non posso veramente fare qua, ma possiamo sintetizzare e dire che noi parliamo proprio di casi complessi. Complessi perché spesso portano più problematicità invalidanti insieme, tanto che parliamo anche di casi multiproblematici o multisintomatici. E complessi perché c'è una rigidità percettiva e reattiva piuttosto forte. Dovrai tenerne conto perché sarà molto importante per poterli aiutare. Quindi, come funziona il lavoro in questi casi? Innanzitutto abbiamo detto che si parla di tre fasi e oggi vediamo la prima. Noterai se hai visto gli altri video, in particolare quello generale sul lavorare con i disturbi di personalità in terapia breve, che ci sono diversi punti in comune con quello già detto da Batman e Carman o da altri. Però devo dire che questa sistematizzazione è molto interessante e puntuale. La prima fase la possiamo chiamare quella proprio di fase di cattura e sblocco. Blocco sintomatologico. In un certo senso chi pratica terapia breve già avrà intuito di che si tratta. E in realtà è comprensibile anche da chi pratica altri approcci. Questa infatti è la fase in cui da un lato devi far sentire alla persona che sei il terapeuta adatto a lei e dall'altro la devi aiutare con il suo sintomo invalidante. Infatti è molto raro che una persona arriva dicendoti ho un disturbo di personalità e peraltro non ti è, a mio parere, neanche utile questa etichetta per lavorare bene con lei. È molto più probabile che ti arrivi con un sintomo, con un complesso di sintomi o di problemi da risolvere. E in terapia breve partiamo proprio da qui. Non pensiamo che ci voglia più tempo del solito per arrivare allo sblocco sintomatologico. Puoi applicare le tecniche usuali e vedere i risultati anche qui già in tempi brevi. Forse un'unica cosa che dovrai tenere in considerazione, che ne parlerò nell'altro video, è che a volte riuscirai a raggiungere la risoluzione completa del sintomo già in questa fase, altre volte si trascinerà nelle fasi successive. Però c'è una cosa in particolare che devi tenere in considerazione in questa prima fase. È più frequente che le persone ti portino prima un sintomo, poi un altro, poi un altro, poi un altro. E a volte dovrai lavorare su un sintomo alla volta per contenerle. Altre volte, come dicevo anche nel video sul disturbo di personalità borderline e la terapia breve, dovrai dare un colpo al cerchio e uno alla botte. C'è però un'altra questione da considerare. In questa fase spesso il carisma, diciamo, del terapeuta è fondamentale. La capacità di far sentire alla persona che sei la terapeuta adatta per lei è di vitale importanza. Di fronte a una percezione, alla percezione di una percezione rigida, irrigidita, pervasiva, anche a livello comportamentale, e a una forte multiproblematicità, anche questa pervasiva che limita magari molti aspetti della vita della persona o che è molto intensa, bisogna avere la percezione che la terapeuta sia uno scoglio indistruttibile a cui ci si può aggrappare. Negli allievi spesso dico che in questa fase bisogna essere degli illuminati illusionisti. Trasmettere di avere le competenze e quel particolare carisma che porta l'altro a volersi affidare a te. Questo non è semplice, molte competenze ti arriveranno solo col passare degli anni, con tanta pratica. Tuttavia, un buon allenamento che puoi iniziare a fare da subito è quello che riguarda la comunicazione. In questa fase, oltre a lavorare sui sintomi, potrai catturare l'attenzione, la fiducia della persona se sarai in grado di toccarle il cuore. Avrai già intuito che metafore, aforismi, un linguaggio evocativo e suggestivo ti aiuteranno allo scopo. Questi sono infatti linguaggi capaci di condensare significati ed evocare sensazioni. Sensazioni quali quella di sentirsi compresa e capita, o quella di aver di fronte il mastro di chiavi, colui o colei che può finalmente aiutarci. Attenzione, non sto dicendo che devi fingere di essere un santone o un guru, anzi,
Io adotto spesso una posizione strategicamente one down che porti l'altra persona a trovare i propri significati e le proprie risposte. Devi però toccarne i sensi se speri che la persona sia disposta a continuare a seguirti oltre lo sblocco sintomatologico senza ricadere negli inevitabili scivolamenti e che ti spiegherò nel prossimo video.